avevo detto che entravo in sciopero, cioè dopo l'ultima volta in cui mi avete tarpato le ali nel fare Arpo Marx, che suonava l'arpa con tanto di parrucca bionda, io non faccio più, cioè non mi vedo più cavolate. Sei un bello orsetto, anche schifo, va bene. Stasera è il caso veramente di aguzzare i denti. Hai aguzzato i denti? Prendi il tempera, prendi il tempera elici, che è meglio aggustarli meglio, perché stasera abbiamo una lezione magistrale dell'illustre, chiarissimo dot prof Vincenzo Paolo Giovanni detto Vitz sull'educazione dell'uomo. Tutto quello che voi volete sapere e volete imparare, vorreste riuscire ad ascoltare meglio la musica e a farla meglio, Vincenzo ve la insegnerà. Vedremo se sarà capace di farlo pure con me, non credo. L'educazione dell'orecchio per te, no, credo che sia difficilissimo. Tra quanto e dove? Mi ero dimenticato la cosa fondamentale. 5 minuti tra qua, su questa pagina, che è la pagina dei capitani coraggiosi, mi hanno detto che non devo toccarmi, non so perché, però il naso, gli occhi e la bocca. Cosa per me difficilissima, perché non teniamo il GGT. Comunque, sulla pagina dei capitani coraggiosi, senza toccarmi nulla, tra poco meno di 4 minuti, di 3 minuti, anzi ormai, ascolterete Vincenzo Paolo Giovanni al 21 punto. Ciao. Con il tuo bicchiere di... No, dovessimo fare che qualche gocciolina della tua saliva... No. Oh, stasera abbiamo il famoso tastierista Vincenzo Paolo Giovanni. Abbiamo già, che giustamente... Sì. È un luogo, è famosissimo. Famiglia tastierista. Stiamo scherzando perché... No, quale sta scherzando? Lui sta utilizzando la tastiera, ma no. Vincenzo, ma non è per altre qualità, per altre... Mi farò riproverare. Ma non doveva suonare la chitarra basso? No, suonerà anche la chitarra basso, che è lì, guardatela, eh. Ma stasera il tema è come aguzzare gli elici. Il tema è un tema, noi l'abbiamo lanciato più volte, scottante. Quindi chiudiamo sempre con aguzzate gli elici. Perché adesso noi facciamo vedere come si aguzzano gli elici. Nella maniera. Grazie a Vincenzo. Fortuna. Stasera non abbiamo una platea di ascoltatori, abbiamo una platea di discenti che saranno pronti a interrogare il maestro Paolo Giovanni per le necessità del caso. Prego, Vincenzo, possiamo incominciare? Via. Introduciamo il tema. Bene. Beh, innanzitutto un saluto a... come diceva il presentatore, cari amici vicini e lontani, devo alzare la voce. Sì, però, moltissimo. Un po' lirico, devo fare. Sì. Allora, stasera introduciamo un argomento che in parte nella nostra nazione, nella nostra cultura musicale, un po' sottovalutato, un po' misconosciuto, no? Che è l'allenamento dell'orecchio musicale. Andremo a toccare vari punti e capiremo anche quali sono i benefici dell'allenamento dell'orecchio. E innanzitutto andremo a capire cos'è l'orecchio musicale e soprattutto come va sviluppato l'orecchio musicale. Allora, la disciplina per l'allenamento dell'orecchio, appunto, si chiama in inglese ear training, detto con la pronuncia albionica. Io ho sintetizzato i miei studi sull'orecchio, avendo anche una delle poche fortune di cui mi ha ammonito madre natura, è quella di avere l'orecchio assoluto, quindi ho studiato su di me le potenzialità dell'orecchio assoluto e le ho sintetizzate in un metodo che vi illustrerò, diciamo, stasera nel corso della trasmissione, che si chiama appunto metodo intensivo di ear training. Lo trovate anche sulla pagina Facebook omonima. Allora, innanzitutto andiamo a capire cos'è l'orecchio musicale, cosa vuol dire. Allora, l'orecchio
l'orecchio è la capacità di riconoscere l'altezza dei suoni e di memorizzarla, quindi è doppia la natura dell'orecchio musicale, uno è del riconoscimento dell'altezza delle note e dei suoni singoli e anche degli accordi. Ci sono, come vedremo, vari gradi di abilità di orecchio. E secondo, la memorizzazione, perché lo si può anche riconoscere, però poi nel tempo lo si rimuove, quindi l'orecchio è frutto di questa doppia abilità, percezione e memorizzazione dell'altezza delle note. Quindi questa è la prima differenziazione, macro differenziazione tra l'orecchio, nell'ambito dell'orecchio. Poi la differenziazione grande sta nell'orecchio relativo e l'orecchio assoluto. Allora, l'orecchio relativo permette di riconoscere l'altezza delle note musicali avendo come riferimento una nota da sentire, per esempio. Cioè, se io dovessi cantare la scala di Do, avrei bisogno di sentire io no, cioè io voi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. L'ho cantata perché ho sentito il Do come punto di riferimento. L'orecchio assoluto, che è una prerogativa genetica, che è tuttora ancora in fase di studio, che è una prerogativa che ha una persona su, credo, 50.000, è quella capacità che permette di riconoscere l'altezza dei suoni senza avere riferimenti uditivi. Vi faccio un esempio, se io dovessi pensare a Mi bemolle, La bemolle, Re bemolle, Sol, non ho bisogno di sentire l'altezza del Do per ricavare tutti i suoni, perché nella mente di chi ha l'orecchio assoluto le note arrivano direttamente come dei colori, cioè le si conosce tutte indistintamente, senza bisogno di un riferimento. È vero che l'orecchio assoluto è una dote genetica, però è anche vero che l'orecchio, con un sistema di disciplina e di studio costante, quotidiano e soprattutto scientifico, e vi spiegherò cosa consiste la scientificità di questo metodo e del mio metodo in particolare, ti consente di raggiungere degli ottimi livelli. Naturalmente ognuno ha la sua propensione, cioè non tutti nasciamo corridori di 100 metri, no? Magari Carl Lewis è già arrivato al traguardo, io devo ancora partire. Però con l'allenamento tutti, e vi dico tutti perché il mio metodo è stato testato dall'Università di Chieti e Pescara e il 100% delle persone che l'hanno provato hanno conseguito dei miglioramenti. Quindi, questo comunque al netto dell'incognita Scaramuzzi, ovviamente. È l'eccezione che confermerà la regola. Per dire, no? Eppure anche Scaramuzzi. L'ho fatto diventare contrabbassista e diventerà anche... cantante. È cantante di Airtrainer. Quindi il miglioramento, a prescindere dall'attitudine naturale di una persona, si avranno. L'importante è ovviamente essere costanti, cioè spendere del tempo, ma questa è una cosa già quasi superflua da dire, cioè qualsiasi disciplina esige tempo, costanza e tanta passione. Allora, come si allena l'orecchio? Partiamo dal concetto generale di orecchio e di allenamento per poi arrivare alla mia metodologia. Sono tante le discipline che allenano l'orecchio, più o meno efficaci, anche perché poi con questo nome di ear training in Italia si fa anche confusione. L'ear training viene identificato talvolta anche con l'educazione all'ascolto, che è un'altra cosa. Cioè l'ear training, nella sua purezza disciplinare, è l'allenamento dell'orecchio musicale attraverso delle metodologie che portano a memorizzare l'altezza dei suoni. Questo, l'educazione all'ascolto, è un'altra cosa che va più nel campo del gusto, ma per allenare l'orecchio bisogna allenare l'orecchio. Esatto, un bel omaggio di sottofondo. Allora, gli esercizi che io ho ideato sono degli esercizi che attraverso il canto e l'esecuzione con lo strumento portano la mente a sintonizzarsi sull'altezza della nota musicale attraverso appunto la calibrazione
proprio un'accordatura, come fossimo uno strumento musicale, della mente sull'altezza della nota, calibrata a 440 Hz, la frequenza standard, diciamo, come riferimento nel nostro sistema musicale, che poi è cambiata anche nei secoli, nel barocco era molto inferiore, adesso è di 440 Hz. Quindi quando andiamo ad allenare l'orecchio, la cosa importantissima è quella di allenarsi con uno strumento perfettamente accordato, nel caso del basso, la chitarra, strumenti a corde, strumenti che siano comunque quanto più intonati possibile. Dico quanto più intonati perché il nostro sistema tonale è già un sistema fatto di approssimazioni numeriche, cioè l'ottava non è divisa completamente in maniera equa nei 12 semitoni del temperamento equabile, ha qualche piccola diciamo approssimazione per eccesso e per difetto. Sugli strumenti a corda poi c'è il problema dei tasti, del capotasto, dell'intonazione. La cosa importante è allenarsi con uno strumento accordato e intonato, perché mi è capitato di fare lezioni, per esempio post laurea a diplomati, a laureati in classica, che avevano fatto per anni lezione con strumenti scordati di un quarto di tono o di un semitono, che avevano appunto riconosciuto, preso il dono. Il piccione, non so se si è settato, no, qui non è settato. Comunque sia, il Do era leggermente calante rispetto al Do, era tra il Do e il Si, e chiaramente avevano memorizzato questo, praticamente anziché fanno Do, Do, Re, Mi, ma questo è il Si, quindi loro chiamavano Do il Si, ed è molto difficile andare a eradicare dall'orecchio quella che è la nota che tu pensi sia quella e poi andare a costruire. È molto più facile ovviamente costruire dal nulla, quindi incominciare con uno strumento perfettamente accordato, prima cosa. Seconda cosa, munirsi di un accordatore, perché l'accordatore, vi faccio vedere adesso, è lo strumento che vi accompagnerà. No, ho il telefono spento, ok, qualche secondo per accendere il bello della diretta. L'accordatore è quello strumento che ci serve per monitorare i nostri progressi. Eccolo qua, nel frattempo l'ho già acceso, adesso lo spegnerò di nuovo. Allora, questo accordatore che su Android lo trovate, si chiama N-Track Tuner, è un accordatore eccellente, ha anche la forma d'onda, e nel momento in cui mi è andato a suonare, ovviamente questo lo possiamo rispegnere, tutto torna a casa, ok, via, ok, no. Ovviamente la voce fa un po' su e giù, trema, do, re, compare, no? Mi, fa, sol. Quando è bianco vuol dire che la nota l'avete beccata. Quindi questo vi servirà a monitorare i risultati. Ci sono un sacco di applicazioni di ear training, ma che in realtà non servono a una merita fava, come direbbe Tognazzi, no? Perché quella che è l'applicazione di ear training in realtà è quello che io definisco il test, nel senso che l'applicazione ti dice ok, che nota è? Ok, piace al ciufolo. In realtà per arrivare a riconoscere la nota c'è tutto il processo intermedio di sintonizzazione della mente sull'altezza della nota. Quindi quello che noi dobbiamo andare a fare è esattamente, grazie Ambrosi per collaborazione. Sì, ragazzo. È talentoso. Mi sono perso, che stavo dicendo? No. La mente che cosa deve fare? La mente si deve sintonizzare con uno strumento sull'altezza della nota. Quindi ci dobbiamo unire di un accordatore e di un quaderno sul quale dobbiamo annotare settimanalmente i progressi, perché ogni settimana con il mio metodo va effettuato un test di autovalutazione dell'orecchio. Un test a cui oggi sottoporrò i volontari e i malcapitati, che è un test poi divertente, no? Azzecca la nota, l'ho chiamato io, che è un test che permette inizialmente di capire qual è il livello di orecchio, suonare determinate note e cantare dal Do fino a quella che noi pensiamo sia la nota giusta. Ovviamente all'inizio io darò il Do come punto di riferimento, perché è normale, per chi non l'ha mai fatto è una cosa anche abbastanza difficile, anche perché poi i semitoni sono 12, ci sono pure i tasti neri, no?
e le note chiaramente alterate sono più difficili da intonare. Riconoscere l'intervallo di semitono è difficile, almeno per chi non l'ha mai fatto. Allora, il primo esercizio, prima di parlare dell'esercizio, parliamo del test di valutazione. Il test di valutazione, che normalmente dura un'oretta, che è il test con cui io accolgo gli studenti, traumatizzo i nuovi studenti, è un test che consiste appunto nel chiedere di riconoscere 10 note, all'inizio con un piccolo aiuto, nel senso che per le prime 4 o 5 note da riconoscere io do il Do come punto di riferimento. Do il Do e suono una scala e la cantiamo insieme, la scala di Do, in maniera che almeno nella mente per il primo momento si fissino Do, Fa, Sol, La, Si, Do, suonare e cantare con lo strumento. È importantissimo che ciò che suoniamo e ciò che cantiamo siano allo stesso volume, e vi spiegherò fra poco anche perché. Ok, devono essere esattamente allo stesso volume, non dobbiamo far sì che lo strumento copra la nostra voce o il contrario, che la voce copra lo strumento. E quindi il test, che chiaramente oggi per motivi di tempo non può essere effettuato in maniera totale, verrà effettuato in forma ridotta, in forma capitani coraggiosi, e qui invitiamo colpo di scena il futuro più grande trombonista, no, trombeggiante. Lo sono, mi siedo, posso? Come? Sì, poi lo spostiamo. Da docente a discente, sono pronto. Sarà una tragedia, adesso ve lo dico, se riesce. Allora, innanzitutto diamo per scontato che il fatto che possa non avere un buon risultato il primo test non vuol dire niente, cioè nel senso che se l'esito è positivo vuol dire che l'orecchio già parte da un ottimo livello, se parte con esito negativo vuol dire che verrete per più tempo da me e io farò più soldi e potrò cambiare con me la macchina. Ok? Allora, che macchina hai? Una Ford Focus 2008. A che cosa aspiri? A che cosa aspiro? Mercedes CLH. Va bene, ok. Va bene così, la Mustang magari, la scelta per divertirsi un attimo, se vuoi. Allora, incominciamo a stabilire l'altezza del Do, okay, e a imprimerlo, almeno momentaneamente. Allora, questo è il Do, dobbiamo cantare la stessa nota, quindi Do. Vado? Sì. Do. Fantastico. Già questo è una cosa positiva, perché c'è chi ha difficoltà a sintonizzarsi sulla stessa frequenza, quindi già ti voglio bene. Adesso molto lentamente noi andiamo a cantare insieme la scala di Do, suonarla e cantarla, quindi 3 e 4 Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ottimo anche questo, vedi, t'ha fregato, chi è che lo prende in giro? Bolinari, tu lo prendi in giro, ma non è vero. Allora, adesso proviamo a cantarla senza l'ausilio della tastiera, quindi io lo so. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ottimo, cioè considerando che, non, che non è proprio meccanico, era appena in movimento, però quello che io percepisco è che la successione di intervalli tra le note tu l'hai presa, quindi diciamo che il canto della scala è già tutto è soddisfacente finora. Non ci posso pensare, diciamoci la verità. Questa è la potenza delle... Qualcuno scrive il fa calava. Vabbè. È il coronavirus. Ok, e chi l'ha scritto verrà qui a cantarlo. Allora, adesso... Era fatto apposta, era una blue note. No, in realtà è umile, l'ha voluto cantare così per non mostrare troppa precisione.
Esatto, è una variazione microtonale della Blue Note. Adesso facciamo il test. Nel senso che io ti suonerò una nota. Io devo indovinarla. Chiaramente non guardando la tastiera. Vediamo. Devi fare tipo, tipo un giorno in pretura, ti devi girare. Beh, proviamo. Oh. Però mi devi rifare la scala prima. No, io ti suonerò solo il Do e poi ti suonerò la nota. Ah, sulla base dell'intervallo devi. Sulla base dal Do mi dovrei cantare fino alla nota che tu pensi sia quella. Quella giù. Fai una bella figura. No. Vediamo. Okay. Allora ti do il Do e lo cantiamo insieme, cantalo con noi. Ok. Do, Do. Ce l'hai? Do. Ok? Adesso io ti suono la nota e tu mi canti dal Do fino a quella che pensi sia la nota che io ti ho suonato. Do, Re. Continua, continua. Mi, Mi, Mi. L'accendiamo? L'accendiamo. Mi. Ok, è la tua risposta definitiva? Sì, ma pensavo fosse un re. Perfetto, i primi 1.000 euro guadagnati. Questa è la prima cosa. La cosa più importante è, quando si ha un dubbio se quella sia la nota o meno, di percorrere in senso ascendente e volendo anche discendente la scala per essere sicuri che la nota sia quella. Quindi se hai un dubbio, prosegui. Okay. La vibrazione del corpo insieme a quella dello strumento ti farà capire se la nota è giusta. E qui mi riallaccio al fatto del volume strumento-voce, nel senso che se noi suoniamo non si sente niente di quello che sto suonando. Invece devono essere allo stesso volume per percepire le differenze tra lo strumento e la voce. Quindi regolate, diciamo, i volumi. Passiamo alla seconda? Vai, vediamo. Allora, dammi un Do, adesso non te lo do, vediamo se lo ricordi. Do. Ottimo, il Do è resistente alle alte temperature. Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. Vediamo. Chi è che fa il Do? Lo sentite? Do, Re, Mi, Fa, Sol. Era un Sol? Giochi per 2.000 euro, eh? Sol, La. È una domanda o una risposta? Sol, Sol. Numero 2, media 2 su 2, ragazzi. Magari ho un futuro come Kruger, ricordo. Diglielo a Scattaglia, diglielo. Che se c'era per il comune, per il codogno. Fantastico, comunque media alta, ne facciamo un'altra. Vediamo. Promozione a pieni voti. Dato che tu sei preside, sei abituato tu a promuovere. C'è sempre da imparare. Sì. Riproviamo col Do, no, invece io è più difficile, lo voglio più difficile, lo voglio testare, voglio mettere sotto pressione. Diesis. Il diesis. Vediamo la palla d'effetto. Vediamo. Col pallone, eh. Va bene. Avevamo quell'aspetto. Guarda l'aspetto, ma non sai quale. Certo. Allora, innanzitutto andiamo col Do ancora. Do. Esatto. Molto bene. Molto bene. Oh. Diciamo calcio d'angolo, va? Non vedo. Allora, quando Do. C'è una nota alterata, cantate le note della scala naturale e poi magari scendete o salite leggermente. Fammelo risentire. Questo è il Do. No, vabbè, l'altra. Allora, Do. Do, Re, Mi, Fa. Vai, devi andare molto lentamente perché Do. Basta per me? Quanto? Ne sei certo? Vediamo. Sa. Canta. Do, Re, Mi. Hai ragione, più bassa, è bemolle, B bemolle. Quindi è un Mi bemolle? Sì. Diciamo che questa è 50%. È una media di 2,5 su 3. Quindi... Beh, ringraziamolo. E facciamo... Grazie, grazie. No, però devo dire che per il gioco ha perso in molte premi, per cui praticamente torna a casa senza una lira. Buoni benzina. Però devo dire che lui ha cantato molto bene la scala, ha intonato bene il Do, quindi ciò fa presupporre che lui abbia di base un buon orecchio e che possa conseguire dei risultati
molto buoni. C'è un buon orecchio. Sì. Perché questo è già... In questo consiste, diciamo, la scientificità del metodo. Chiaramente le note da recepire, da riconoscere, sono 10, è più accurato e dura un'ora. Però chiaramente in quel poco che abbiamo fatto, già io capisco che lui ha già la successione degli intervalli ben chiara in mente. Quindi questo fa già presupporre che ci siano delle immagini di... Mi scusi, maestro. La prego di inquadrare il tronfissimo Scaramuzzi, che in questo momento sta proprio soddisfatto, sì. L'uomo più felice del mondo. Io ho le orecchie. C'è le orecchie. Puoi vedere le orecchie? Bravo. Torniamo. Ok. Qualcun altro si vuole sottoporre al test di valutazione dell'orecchio? No, ma noi lo scegliamo noi. Se sono venuti a casa... Ah, tipo Fantozzi, lei di dietro. Oh, io po'. Venga, Don Vito, venga, si faccia avanti. Venga. Don Vito. Don Vito, come ora. Facciamo le mani. Bene. Bene. Don Vito, allora Vito, dobbiamo fare la stessa cosa che ha fatto Scaramuzzi. Innanzitutto ti do il do e lo cantiamo insieme, quindi alla tastiera. Do. Ok, un po' più voce. Do. Esatto. Bene, questo è il do. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa. Io ti devo suonare delle note. E tu mi devi cantare dal do fino a quella che pensi sia la nota. Dato che tu sei un pianista, devi gentilmente dare le spalle. Il test appunto va eseguito magari con una persona che ti suona le note, oppure appunto con un'applicazione di ear training, diciamo, che sono i test di valutazione dell'orecchio. Allora, questo è il do. Andiamo con la nota da riconoscere. Molto lentamente, perché se la superi non te ne accorgi. Molto lentamente. Allora, questo è il do. Questa è la nota. Re, mi, fa. Bene. Numero uno. Ok. Non guardare quello che vado io. No. Ho visto l'iride che rifletteva. Ok. Bene. Numero uno. Ok. Andiamo con la due. Allora, cantami un do. Adesso non te lo suono. Cantami. Do. Abbiamo il do. Vado? Vai. Do, re, mi. Sei partito con il do calante, quindi questo rischia poi di, chiaramente, di inficiare tutto il resto, perché era più calante, diciamo. Quindi do. Do. Questa è la nota. Re, mi. Dopo. Tu che non capisci una minchia, vai. Vediamo un po' che cosa riesco a fare. Oh, allora, conosci la procedura? Non è chiaro. Allora, cominciamo con il do. Stiamo per la mia. Sì, è vero. Con Ambrosi.
Benissimo. Sono suo allievo, quindi all'inizio. Abbiamo iniziato da poco il nostro percorso di air training. Allora, quindi adesso abbiamo il do. Do. Okay. Ce l'hai? Ce l'ho. Lo caro caro che sta qui. No, non lo più. Oh. Allora, partiamo con la nota. Anche tu suoni il piano, quindi give me your shoulders, please. Per me è un sì. Abbiamo una delle sue opinioni. Senta, possiamo ascoltarti un piccolo break della lezione? Va bene, una su una lui dice va bene. So come dire subito. Il campione di pugilato, sì, dice, sì, sì. Adesso che sono campione. Okay. Va bene, allora facciamo un breve break musicale. Va bene. Risposto alla sezione basso. Ma a che vedere ha con la lezione oppure una cosa estemporanea? No, non ha a che vedere nulla. No, vabbè, è così. È giusto per... Ma Giovanni non per niente. Esatto. Allora, datemi solo un attimo il tempo di... Signori, Scaramuzzi ha superato il test alla grande. Nessuno ci sperava, invece io, che sono un suo fan da tempo, ho creduto in lui e l'ho portato fino a questo punto. Ringraziami. Senza di te non avrei mai cantato in vita mia. Vedi, per tutto c'è la prima volta, Scaramuzzi. Sotto la doccia. No, ti porti l'applicazione sotto la doccia. Va bene, diciamo un classico che è stato reso famoso anche da Elvis, chi conosce sa che spazio molto per i generi, tra Alan Oswalt a Natalie Norton, quindi stasera diciamo Love Me Tender, un pezzo che mi piace un sacco, che sentiva sempre mio zio in casa, e lui che mi ha trasmesso la passione per i Crooner, Frank Sinatra, per i Como, Dean Martin, quando prima si disquisiva di Frank Sinatra. Ok. Audio ok, ci siamo con l'audio. Togliamo la L qui. Thank you.
Questa grande passione che poi condivido con il mio collega di acconciatura Pierluigi Balducci. Ricordiamo che c'è un disco in preparazione. C'è un disco in vendita che è Cinema Volume 1, che è bellissimo, io vi consiglio, noi vi consigliamo come sì. Capitani. Disco strepitoso. Grazie, grazie. A parte il fatto che dovesse capitare di vedere dal vivo i due personaggi, è un'esperienza. Credo diciamo. Che quest'estate saremo. Sì, sarete dei nostri, sarete. E presenteremo per Downey già il volume 2, il cinema volume 2. Ci sarà l'anteprima di... mondiale. L'anteprima, sì, Urbi e Toro, di cinema volume 2. E la colonna sonora che vi suona adesso è di un film di Bertolucci, che si chiama Eterno nel deserto, ed è di Sakamoto. Il pezzo si chiama Sheltering Sky. Faccio un rapido check dei volumi. Thank you.
Riprendere adesso questa cosa è capace di creare queste atmosfere con non dico altro, fai il do aspetta, è difficile, do, ma do. Beh. Era molto vicino, bravo. Grazie. Ottimo. Il do vicino, che è una nota. Allora ritorniamo un po' all'allenamento dell'orecchio e mi tengo in questa postazione perché vi farò sentire un po' il fine tuning, quello che chiediamo, fine tuning, che è l'accordatura fine, come la sintonia fine della televisione. Ok? In cosa consiste? Allora, molto spesso quando mi ascoltiamo dei cantanti si dice quel cantante calante o crescente, ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che rispetto alla frequenza esatta, alla frequenza di base, il cantante sta suonando leggermente sopra quella frequenza o leggermente sotto. Questo è dovuto appunto ad un'imprecisione, che può essere chiaramente tecnica, questa non è mia materia. L'imprecisione però va a cadere sull'orecchio, perché spesso appunto non ci si rende conto di cosa sta succedendo quando si canta e il perché si sta suonando una nota crescente piuttosto che una calante. Vi faccio un esempio. Questo è uno degli esercizi contenuti nel mio metodo intensivo. Vedo la pagina lì in background. Che poi tra poco vedremo. E tra poco sì, andremo a vedere. Uno degli esercizi, chiaramente ogni capitolo del mio metodo dura più o meno un mese di studio, sono 10 capitoli, complessivamente, comprese le ripetizioni, il metodo va affrontato in un annetto, ecco, di studio, è quello l'iter del mio metodo intensivo. Si chiama intensivo proprio perché diciamo in un anno, che è il minimo che si possa dedicare, perché io non prometto assolutamente miglioramenti in 3-4 lezioni, non potrei, diciamo, mai farlo. Chi promette miglioramenti del genere sarà impiegato a Lourdes, forse, non so, ma non è possibile sortire miglioramenti senza un percorso fatto di costanza, di migliorare costanza. Allora, vi faccio sentire uno degli esercizi che consiste nel cantare una nota crescente e calante rispetto a quella che noi andiamo a suonare, quindi imparare a riconoscere intervalli di semitono e di quarti di tono, che sono molto importanti, che poi sono degli intervalli a cui faceva riferimento Scaramuzzi, appunto le due note, intervalli che nel nostro sistema sono inesatti, mentre nel sistema appunto canoro di tradizione africana
sono, oppure medio orientali, sono assolutamente i comma, sono assolutamente previsti. La nostra scala 12 semitoni, nella scala nostra, nella scala araba, non ci sono, ci sono i terzi, i quarti di tono. Allora, per non divagare troppo, vi faccio sentire Do, cantando la nota esatta rispetto allo strumento. Noi non abbiamo battimenti, i battimenti sono le differenze di frequenza, no? Allora, se io canto una nota stonata, si dovrebbe sentire qualcosa di disgradevole, tipo questo. Sentite che c'è qualcosa che non va. Allora, che cosa si fa? Con molta pazienza, fine prima round. Okay. Chi ha vinto? Mohamed o Joe Fraser? Allora, nota crescente o calante? Partiamo dalla nota crescente. Accordarla scendendo gradualmente e quindi portandoci fino all'altezza della nota suonata. Quindi che abbiamo fatto? Siamo saliti e siamo scesi. Lo dobbiamo fare tante 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 volte finché non riusciamo ad avere la percezione nell'orecchio che noi stiamo salendo e scendendo di un quarto di tono. Il quarto di tono appunto è questo, cioè il semitono è... Il quarto di tono è... Sembra un'inezia, una cosa piccola, ma in uno studio di registrazione questa cosa va intonata. Chiaramente per la gioia dei fonici, per cui chiaramente spendete il doppio dei soldi. Infatti sono nemico dei fonici, perché la training e la medicina, diciamo, che rende più economico il tutto. Scherzo, in studio di registrazione c'è questa cosa che è un po' molto abusata, anzi, che è l'autotune, che è un dispositivo con cui vengono intonate automaticamente le note, quindi vi sentite una discrepanza tra, magari sentite, no, Cassandra Wilson nel disco e, capito, e Maria Fiorella dal vivo, proprio per minimizzare la differenza tra lo studio di registrazione e il live performing. L'allenamento dell'orecchio serve molto a questo, anche specie nei cori a cappella, in cui tu hai una disposizione di voci che suonano tante voci diverse. Sapere qual è la nota non intonata ti permette anche a te, fonico, quindi questo è un corso che io faccio anche di formazione ai fonici, che ti permettono di distinguere una voce calante o una crescente. O per esempio, quando registri un quartetto d'archi, un violino è crescente, no, rispetto alla viola o al violoncello, tu anziché impazzire dici qual è e quale non è, sai già individuare qual è lo strumento crescente e calante, e quindi porvi rimedio ponendo fine alla vita dell'improbo. Esatto. Oh, allora, che facciamo quindi? Crescente, calante. Siamo saliti, centro, discesa. Non deve essere tutto però in maniera brusca, cioè deve essere assolutamente graduale, cioè la forma non deve essere questa, deve essere questa, perché quello che noi facciamo è il fine tuning, 1, 2, centramento, è come se noi facessimo questo, accordiamo, no? Dobbiamo accordare la voce finché non siamo perfettamente intonati. Questo è il primo esercizio. Vi spiego un altro esercizio, non vi spiego tutti, se no vi devo comprare a fare. Allora, che ore sono? Siccome siamo? No, ci siamo. Ok, così qui passiamo a dare una rapida visione. Un altro esercizio simpatico dei capitoli successivi è quello di cantare armonizzando. Armonizzando che vuol dire? Sovrapporre un'altra nota rispetto a quella che noi stiamo cantando. L'armonizzazione di base avviene per terze, cioè abbiamo la scala, no? Scala maggiore, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Partiamo dalla terza nota per noi cantando mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Quindi cantiamo armonizzando mi, fa, sol, la, si.
scomplica quando tu vai a suonare note diverse dalla scala, perché noi non è che noi abbiamo solamente la musica diatonica, cioè, o meglio, quella che si sente sempre in TV e radio, ok. E ci hanno chiaramente gradualmente rincoglionito con questa, perché l'orecchio comunque si impigrisce. L'orecchio, facciamo finta che sia come un muscolo che va allenato. Ovviamente se tu non vai in palestra per 30 anni, una volta che tu senti un genere magari più complesso, dici, mamma mia, che cos'è sta roba? Ok, ad una persona che magari sente, sente in audio Allevi tutto il giorno, gli fai sentire Cicoria, gli fai sentire Gonzalo Balcaba, che roba c'è? Allora, questa te la devo dire perché mi arriva un messaggio, un amico greco sta seguendo la lezione ed è possibile ripetere tutta la lezione in greco. Sì, se fossi accaduto vicino a casa. Non lo so, c'è qualche greco qui. No, parla addosso. Mi dispiace, ma ho studiato greco, no, un po' di spagnolo, posso fare di inglese, il dialetto quando ne vuoi. Il greco, purtroppo, il greco antico l'ho studiato a scuola. Però un saluto alla terra di Aristotele. Allora, l'altro esercizio, dicevo, dei capitoli successivi, perché qui si parla chiaramente di orecchio avanzato, stiamo sintetizzando la metodologia, ma stiamo andando avanti nei mesi, consiste nel suonare e cantare la scala ad un tono di distanza, quindi con intervalli assolutamente dissonanti, o di un semitono, cioè io suono e canto due tonalità distinte, quindi pa, 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 pa. La metodologia che vi ho riassunto del mio metodo, chiaramente un anno di studio in 50 minuti, 45, tolto appunto un po' di chiacchiere amichevoli, vi consente attraverso uno studio costante di potenziare l'orecchio. Il mio metodo è acquistabile tramite la pagina Facebook. Andiamo a vedere, così sì, le persone sì. Possono comprendere. Sì. Allora, poniamo il caso che io da domani decida... Perché non da oggi? Da oggi, insomma, questo è già... questa è la pagina Facebook, metodo intensivo di ear training. Momento, fingo, devo fingere di essere Molinari un attimo. Ok, fingo. Che già, l'indirizzo è www.facebook.com metodo trattino intensivo, fammi leggere, trattino di ear training. Comunque se su Google scrivete metodo intensivo di ear training Facebook, vi verrà appunto questa pagina. Inviando un messaggio privato, la pagina è gestita da un mio studente, bravissimo chitarrista Adriano Cafagna, vi invierà il metodo. E il metodo è corredato, è un PDF corredato di esempi audio, quindi c'è un audio guida, per ogni capitolo ci sono degli esempi. E il suo costo è di 25 euro, vi verrà inviato appunto da Adriano, è pagabile con PayPal. Chiaramente per qualsiasi spiegazione tecnica sul metodo, relativa appunto a quello che acquistate, potete inviare un messaggio privato e Adriano vi risponderà. Per i corsi, diciamo, di ear training invece potete contattare me tramite il mio profilo o la mia pagina, che è Vincenzo Mauro Giovanni. La pagina Facebook invece è facebook.com/vizmaurogiovanni, quindi sia la pagina che il profilo. Spero sia stato tutto abbastanza chiaro, di vostro gradimento,
Insomma, vi ringrazio per aver seguito questa lezione. Ma mica te la cavi così, almeno un ultimo pezzo ce lo fai. Vabbè, va. Dato che siamo qua, capitani coraggiosi, sì. E che ci fai, Vincenzo? Che mi faccio? Adesso scelgo subito. Avevo già scelto dei brani. No, non li ho nominati, molto furbescamente. Mettiamolo al voto, Vincenzo. Fai tre proposte e vediamo per alzare di mano decino. No, vediamo. Vediamo un attimo. Allora, ho tre proposte da farvi. Mr. Sandman. Mr. Sandman o Mr. Sandman? Mr. Sandman. Questo, dite, perché stasera sono sul vintage, nel senso che comunque a me piace tanto sperimentare con la musica, con la fusion, però ho una grandissima passione per la tradizione, quindi ogni qualvolta io posso, mi piace riprendere. E sei nel posto giusto, sì. Non ho alcun dubbio, infatti ringrazio i capitani che mi ospitano sempre, sono sempre contento di presentare qui. E noi siamo ancora più contenti di avere te come ospite. Grazie. E ci siamo ancora. Guarda, ormai Montrone l'ha perso la partita. La camera, ormai di Miz e basta. Non c'è storia. Non c'è storia più. Palo del Colle batte Montrone. Al contrario di adesso. E allora, Mr. Sandman, Vincenzo, Mauro Giovanni. Un po' alto questo sgabello. Si può abitare. Non è che fa come Fantozzi la terza linea. C'è il cigolino, l'effetto sonoro. È così, va già un po' meglio. Ecco, già mi sento un altro adesso. Ok. No, non posso accavallare. Ma quello è dovuto al fatto che Molinari suona il pianoforte e suona Honky Tonk, per cui quasi in piedi. Ho capito. E la prego te. Ho capito. Honky Tonk Man. Thank you.
sa, nel senso di andare a scoprire le cose più sfumate nella tradizione incredibile, fa delle versioni incredibili di pezzi di cui tu pensi di sapere tutto, l'ho sentito centinaia di volte, e invece qualche cosa, trova sempre, qualche cosa di diverso da fare. Ok, abbiamo finito questa sera. Grazie Vincenzo. Sostituiamo qualcuno, prendiamo come capitano della società, che ce ne facciamo? Allora, bassista con bassista, allora lui va perfetto, forse ci conviene. Sì, sotto caselli, perdiamo i capelli, però perdiamo i capelli, ma vero, non più di tanto. Cioè si stanno scatenando vizi di sera, buon tempo si spera. Quando ci vediamo noi? Noi ci vediamo lunedì prossimo. Davvero, di nuovo lunedì. Tango. Tango, tempo. Mi metto la brillantina e... Anch'io, però... E quindi dopo che imparare a cantare, puoi imparare anche come andare la sette. Il bolero non c'è da niente. Il cambio la barba e rilascio le basette. Faresti benissimo. A lunedì, sempre qui sulla pagina dei Capitani Coraggiosi. Buonasera, grazie Vincenzo. Grazie a voi, ciao.